da parlare. Il primo è Aldo Agosta, si prepari poi Lughi Antonio, se volete venire qui a parlare, se volete venire qua c'è il microfono, se volete parlare dove siete, come volete. Meglio, secondo Aldo Agosta? Prima soluzione, se venite lì è meglio. Allora, Lughi Antonio. Bravo! Senti il microfono, prego. Parla col microfono. È per forza. Portavoce dell'acqua ha parlato di regole certe per tranquillizzare la popolazione, di regole certe, trasparenza e accesso ai cittadini, cioè di facile accesso ai cittadini. Io l'anno scorso ho chiesto un resoconto all'acqua sui controlli in 10 anni nel Basso Pavese. A spandimento venuto, perché a me interessano, sì, sono le campionature, serve, ma 10 campionature prelevate presso le aziende lasciano un po' al cittadino, lasciano un po' per pressi. Io che ho visto fare, ho lasciato Mirandolo Terme per questo. La trasparenza l'ho visto nel lontano 2001, nel lontano 2001 io ho visto la trasparenza del settore. Cosa significa? Andare a prendere un autobotte o verificare la vita, la vita, che poi ho visto anche un sopralluogo fatto che non vengono fatte neanche le analisi microbiologiche. Vanno lì a fare il controllo della vita, guardano se ci sono 2 cordoni fuori uso, guardano, controllano il quantitativo a vista e poi alla fine non fanno manco un controllo microbiologico sul fango che esce. E poi la cosa più che a me interessava, ho detto, in 10 anni quanti controlli sono stati fatti nel Basso Pavese, visti i quantitativi poi che si vivono qua, milioni di tonnellate presunte, perché lo sa solo il Padre Eterno quanto se ne sono lasciate interrate. Bravo. Ecco, vedendo il fatto appunto lo spandimento del noto. Se là a Mirandolo Terme sono stati lì una settimana gli autobotti. Io dico, se va là all'Alpa che controlla un autobotte e ne arrivano altre 40, io spererei sapere cosa c'è finito dentro quel terreno lì, alla fine. Alla fine. Allora, Aldo Agosti è rientrato? Sì, bravo. Prego, si prepara Figlio Bonetta. Innanzitutto buonasera a tutti, io sono Aldo Agosto, sono un privato cittadino. 3 minuti, guardi, sarò brevissimo perché tanto anche mi limiterò a leggere dei documenti ufficiali che sono pubblici, per fortuna, tanto sulla comunità europea che presso altri ministeri di questa comunità, che trattano un po' l'ambiente. Mi sono costretto alla fine ad andare a leggere fonti ufficiali perché il marasma normativo che ho anticipato durante la riunione. Durante questo convegno mi ha indotto ad andare a leggere, a cercarmi altre fonti, poi per ringraziare il cielo leggo abbastanza bene l'inglese, per cui per fortuna non mi è venuto nemmeno molto difficile. Io premetto che 14 controlli, diceva la signora dell'Acqua, su 1500 non so che valenza statistica abbia, ma questo è un tema che va affrontato dai matematici. Detto questo, io mi permetto di leggere quello che pensa di questo tema l'Ufficio Federale per l'ambiente tedesco, che dice che i fanghi da depurazione utilizzati come fertilizzanti sono anche una fonte di inquinamento per alcune loro componenti provenienti da prodotti utilizzati da famiglie, bla bla bla, i cosiddetti contaminanti organici. Inoltre, nuovi prodotti derivanti dalla degradazione di farmaci vengono scoperti nei fanghi da depurazione ogni giorno. Semplicemente questi prodotti si incontrano nei fanghi, semplicemente non è umanamente possibile per gli scienziati sviluppare processi di rilevazione specifici e valutare l'impatto ambientale di tutte queste componenti, il cui impatto combinato, questa è la parola chiave, qui l'abbiamo visto per singolo elemento, è particolarmente difficile da caratterizzare e valutare. Gli scienziati possono solo stimare i rischi teorici posti da tale sostanze
e purtroppo quando eventuali conseguenze saranno visibili, gli inquinanti in questione avranno già trovato la loro strada nella biosfera. Questo è scritto nel manuale di gestione dei rifiuti del Dipartimento Federale dell'Ambiente tedesco, edizione del 2013, che è ancora quello in vigore. Mi permetto ancora di dire che i tedeschi, scusate, di questa preoccupazione la trovate anche nel 128-2015 dell'ISPRA, della Lengo. La riflessione su questi ambiti è stata ritenuta ancora più urgente a seguito dei recenti indirizzi comunitari sulla protezione del suolo e sulla problematica degli effetti combinati della poliesposizione chimica. Quindi non stiamo parlando di quelli, ci sono tutti gli studi con le altre. Il Ministero dell'Ambiente tedesco, nota di settembre 2015, dice: al fine di evitare possibili alte concentrazioni di inquinanti nei campi nel lungo termine, stiamo facendo degli sforzi per permettere il solo utilizzo dell'agricoltura di fanghi di altissima qualità in futuro. Alla luce dell'accordo di coalizione, secondo il quale l'utilizzo dei fanghi di depurazione per la concimazione deve essere fermato, per intraprendere invece il recupero di fosforo e altri nutrienti, se volete il famoso manuale di cui vi parlavo prima, ci sono anche quali sono le tecniche, quali sono, a che punto sono arrivati. Vi anticipo che il monoincenerimento è la strada per recuperare l'80% di fosforo. Il Ministero dell'Ambiente federale ha allargato la bozza di lavoro per includere prescrizioni concrete per il recupero di fosforo e la cessazione dell'utilizzo dei fanghi sui campi. Sentivo l'ingegnere Fanti, c'è attenzione, se ho capito bene quello che ho detto, no? C'è attenzione, perché alcune sostanze mi passano dal campo all'acqua. Prendo un documento dell'ISPRA, il solito 228-2015, al paragrafo 1.2.2, Lombardia. La qualità delle acque e dei suoli della regione presenta aspetti di criticità tali da limitare la sostenibilità di ulteriori apporti. L'utilizzo dei fanghi in agricoltura deve pertanto contrarsi. Se volete vi cito un mille abbiamo fatto. Grazie. Attilio Bonetta, si prepari Claudio di San Trappa. No. Un intervento brevissimo, sono per fare come sono davvero. Volevo porre un attimo l'accento, brevemente, molto brevemente, su due aspetti. L'aspetto normativo di funzionamento del territorio e l'aspetto tecnico. L'aspetto normativo, faccio riferimento all'articolo 2 del decreto legislativo 205 del 2010. Testualmente, la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione, eccetera. A tal fine la gestione di rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, eccetera. Naturalmente io faccio riferimento in questo caso, nel mio intervento, al rifiuto 190805, cioè ai fanghi. Per quanto riguarda la sostenibilità, volevo dire che il nostro ente provinciale rilascia nel 2015 autorizzazioni per circa 270.000 tonnellate all'anno, se non vado errato, praticamente il 60% in più di quelli già autorizzati. Quindi credo che la sostenibilità di questo territorio non sia stata assolutamente tenuta in conto. Per quanto riguarda la trasparenza, noi organizziamo delle assemblee pubbliche e ci siamo resi conto che la stragrande maggioranza, cioè la totalità dei cittadini, non sanno nemmeno cosa siano i fanghi. Quindi queste autorizzazioni sono state rilasciate naturalmente, soprattutto da parte delle amministrazioni locali, mi riferisco a quelle comunali soprattutto, ma anche quella provinciale ovviamente, senza alcun tipo di informazione. Fra l'altro devo dire che la provincia nel 2008 e poi anche nel 2010, con una sua relazione, metteva in guardia il fatto che, cito, con riferimento più nello specifico ai fanghi biologici avviati a spandimenti in agricoltura, per i quali si registrano rilevantissimi flussi di importazione da fuori provincia, destinati agli impianti e attività di recupero,
svolti nel territorio pavese. Valutazione delle opportunità di ricorso a destini alternativi e, per quanto parte, i fanghi attualmente riutilizzati in agricoltura. Questo la provincia lo diceva nel 2008, poi lo ribadiva lei nel 2010 nel rapporto che portò a Roma, evidenziando nel suo istogramma che i quantitativi di fanghi nella provincia di Pavia è circa 20 volte o 30 volte quello destinato alle tutte le altre province lombarde. È a pagina 40 dell'istogramma. Brevemente l'aspetto tecnico. L'attuale normativa prevede fra l'altro il non utilizzo né neanche di amendanti compostati misti, come diceva prima il dottor Centemero, per quanto riguarda l'agricoltura biologica. Ne avendo il legislatore per fare faccio brevissimamente questa eccezione. Volevo semplicemente dire questo, che fra l'altro sulla toccità di piante e fanghi, persino la RAI, il TG Rai News del 24 delle ore 13 di sabato 13, l'intervistato dice che nei fanghi ci sono contenute parecchie sostanze pericolose. Io mi limito a dire, siccome io faccio il chimico, che gli organofosfati, il laurisolfato, il nonilfenolo e il nonilfenolo è tossilato, oltre ai PCB, le diossine eccetera, ma questo forse ce ne siamo accorti. Come dicevo giustamente Centemero prima, sarebbe il caso, fra l'altro previsto dalla 2031, il tricloro carbanio e il triclosan. Cito solo un lavoro, è riportato dal PNAS, che è il Proceeding of National Academic of Science, che è una rivista che ha un impact factor di 9,67, non è proprio una rivista dell'oratorio di Chicago, insomma, la quale sostiene il lavoro sul triclosan, che naturalmente riguarda il fatto che questo contaminante, che poi è un disinfettante, insomma, no? È un liver tumor promoter. Quindi ho finito, però visto che abbiamo qui il Centemero ne approfitto. Non si potrebbe, io faccio una proposta, però senz'altro lei in questo caso può darmi una risposta, utilizzare il compostato misto con solo fanghi provenienti da agroindustrie e sostituire finalmente i fanghi di depurazione. Questo mi rivolgo a Centemero, grazie.